Nuovo appuntamento con Abruzzo Inn. Oggi ci troviamo a Civitella del Tronto, una delle perle d'Abruzzo annoverata anch'essa tra i borghi più belli d'Italia. Una lunga storia caratterizza Civitella, costretta ad ospitare ben 3 campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Un mix esaltante di storie d'arte, posto su di una rupe rocciosa al di sotto dell'imponente fortezza borbonica. Ed è proprio da lì che vogliamo iniziare. Andiamo insieme a visitarla. Tra i palazzi storici di Civitella c'è Palazzo Iannetti, andiamolo a scoprire insieme. Siamo in compagnia di Guido Scesi, raccontaci un po' la storia di questo palazzo. È la casa della famiglia della mia bisnonna, la famiglia Iannetti. In realtà più anticamente era della famiglia Claudiani. La famiglia Claudiani poi, siccome l'ultimo erede diventò monsignore, è finita alla figlia femmina, quindi è passata agli Iannetti. Dagli Iannetti è arrivata la mia famiglia, sempre perché da una femmina all'altra, e quindi cambia cognome nelle ultime 4-5 generazioni. Ma lo stemma che campeggia qui nell'ingresso comunque è quello della famiglia Iannetti, e il palazzo è identificabile con la famiglia Iannetti perché sicuramente sono stati quelli che hanno fatto più lavori nel riunire due diversi corpi di fabbrica in uno solo e dargli quella visione che abbiamo oggi in questa impostazione. All'ingresso ciò che ha colpito principalmente è la presenza di questa cappellina. 1789, permesso pontificio, quindi una cosa grande, nel senso che normalmente tutte le famiglie nobiliari avevano una piccola cappella, un angolo di preghiera, un sacrario, qualcosa così. Difficilmente si aveva un permesso diretto del Papa. Questo probabilmente fu perché la famiglia Claudiani era una famiglia con diversi religiosi e quindi riuscì a ottenere questo permesso. Permesso non solo di erigere una cappella, che adesso magari andiamo a vedere, e quindi anche di dedicare la casa a San Vincenzo Ferreri come patrono, ma addirittura di celebrare messa in ogni proprietà e di costruire altari ogni volta che ne fosse necessario anche nella campagna. Ok, andiamo a vederla insieme? Molto volentieri. Ed eccoci qui. Eccoci nella cappellina dedicata a San Vincenzo Ferreri, e lassù in alto campeggia la sua piccola statua. E come dicevamo, è anche il simbolo di una famiglia importante, chiaramente la famiglia Iannetti, Claudiani, come tante famiglie del posto che avevano un cappellano, che hanno avuto la possibilità, ecco, di proprio cambiare le sorti di questo paese. Molte delle famiglie sono scomparse oggi, erano di origine spagnola, di origine germanica, perché con la chiusura del regno tante cose sono cambiate. Questa casa poi è stata, diciamo, vissuta a pieno fino alla fine dell'Ottocento, poi abbandonata, e ci sono stati gli sfollati durante le guerre, quindi parliamo di, insomma, una casa che ha perso anche tanti arredi, ha perso tante cose. È tornata a essere vissuta negli anni 50 del Novecento, modificandola, infatti si vedono delle modifiche più moderne, chiaro. Adesso, insomma, sono già parecchi anni che io sono qui, ho cercato di riportare quello che potevo dentro, di recuperare quello che si era possibile, insomma, da altre case, da altri posti, quello che potevo recuperare come mobilia, come cose, ho cercato di recuperarlo. E progetti futuri? Il progetto futuro è quello che adesso noi come associazione gestiamo, il Museo Nina. L'idea è, siccome questa casa è stata anche la casa di mia nonna a cui è dedicato il museo, l'idea è proprio quella che, passati i lavori di restauro post-sisma di cui questa casa ha bisogno, sia di spostare qui il museo e quindi ricollocare gli abiti, gli oggetti nei loro posti, in maniera tale che sia anche più facile la lettura e più corretta. A parte, per noi significa aumentare gli spazi di tanto, e comunque secondo me per un visitatore entrare e trovare l'oggetto nel proprio posto, nella propria stanza, aiuta a capire molto di più un'epoca passata.
Come non parlare dello stemma familiare? Allora, questo è uno degli stemmi familiari, questo è lo stemma familiare Iannetti, quindi della mia bisnonna, non il mio che è un po' diverso. Ma è interessante perché Iannetti viene pure da Ghianda, Ianna, e infatti vediamo sul lato sinistro una quercia, che produce la ghianda, e sul lato destro il leone che la guarda. Quindi cosa significa? Che la forza, l'importanza di questa famiglia viene proprio fuori da questo simbolo. Simbolo che può essere letto in tanti modi, o una fortuna relativamente a qualcosa di campagna, quindi di media collina, perché la quercia poi è questa cosa, no? Questo albero che cresce in questa altitudine, oppure una forza di tipo militare, quindi la quercia come simbolo di forza fisica, non di forza agraria. Questa la storia lo saprà, noi ancora non abbiamo scoperto qual è la realtà. Ed è rimasto sempre invariato. Quello Iannetti sì, sicuramente, sì. Ed è proprio qui, nella cucina del Palazzo Iannetti, che scopriremo un piatto tipico della tradizione civitellese con l'aiuto di Daniele e Friedrich. Daniele, i piatti della tradizione civitellese sono tantissimi, quali i più importanti? Sicuramente quello più conosciuto sono le ceppe, la ceppa di Civitella, che è un po' il piatto storico di Civitella, però ci sono tantissimi altri piatti e oggi noi vorremmo presentare un piatto di altissima cucina, proprio un piatto che è nato intorno al 1800, quando i Borboni chiamarono a corte i Manzù, che erano dei chef francesi, quindi per competere con le grandi case europee, chiamarono proprio a Napoli i grandi chef francesi e quindi andarono sul territorio, quindi sul territorio trovarono tantissimi prodotti, specialmente nel napoletano, quindi trovarono i pastifici di Gragnano, Setaro, trovarono le bufale, trovarono i pomodori, trovarono tantissime materie prime, come oggi del resto. E quindi oggi noi andiamo su un piatto di grandissima finezza, che è il filetto alla moda borbonica in salsa Madera. Wow, quindi un piatto proprio della tradizione. Sì, è un piatto che sostanzialmente è stato civitellese, però diciamo con una velatura francese, perché sostanzialmente è molto somigliante a uno Chateaubriand francese. Quali sono gli ingredienti principali per la realizzazione di questo piatto? Allora, diciamo che l'ingrediente essenziale è un grandissimo filetto di manzo, quindi del vitellone IGP delle nostre colline, quindi un prodotto del territorio, radicato molto sul territorio, un crostone di pane del governatore, quindi un pane con un lievito madre, le alici di Cetara, quindi qui stiamo già sotto Napoli, e diciamo il condimento, il profumo, la nota dolciastra viene data dal Madera. Il Madera che è un liquore, diciamo, portoghese, che sostanzialmente veniva usato quasi sempre per le feste. E adesso possiamo iniziare la preparazione con l'aiuto di Friedrich, che è lo chef di Zuniga 1880 insieme a tanti altri ragazzi, e il piatto viene finito sostanzialmente con una mozzarella di Campo Felice. Giustamente a Napoli venivano usate le mozzarelle di bufala, mentre qui noi abbiamo un'eccellenza che è tutta aquilana, che sono le mozzarelle di Campo Felice. Se poteste sentire l'odore, il piatto parlerebbe da solo. Ringraziamo Friedrich. È un grandissimo piatto, un piatto di tradizione, un piatto di scuola ed è legato tantissimo al nostro territorio, alla provincia di Teramo. Bene, lo proviamo? Prego. Civitella del Tronto è terra di confine, di arte, storia e potere.
un tempo sentinella del regno di Napoli, la Civitas fidelissima si presenta di aristocratica bellezza. Le emozioni del passato rivivono nel suo meraviglioso centro storico, racchiuso entro mura robuste ed impenetrabili. Si entra nel borgo attraverso Porta Napoli, unica porta rimasta intatta fino ai giorni nostri, e si è accolti dalla piazza, luogo di ritrovo del paese che regala subito una splendida vista panoramica. Da qui ci si addentra nelle sue stradine e tra scalinate e rampe si incontrano importanti chiese, palazzi nobiliari, edifici medievali e rinascimentali. Civitella del Tronto è il paese della fortezza che con la sua maestosità domina l'intera vallata. La fortezza è stata protagonista di assedi e battaglie e grazie ad importanti interventi di restauro oggi è interamente visitabile. La visita si sviluppa attraverso vaste piazze d'armi, camminamenti coperti e cisterne. Dalle mura intorno alla fortezza si gode di splendidi panorami che permettono di vedere mare e montagne. Un borgo che vive nelle emozioni del passato, capace di stupire in ogni stagione dell'anno con i suoi panorami tersi ed infiniti. Ci troviamo nella via più stretta di Civitella, la cosiddetta Ruetta, costruita principalmente per scopi difensivi, quindi possiamo vedere come Civitella abbia conservato un animo antico nella sua struttura. Ed eccoci qui alla fortezza, un luogo suggestivo ricco di fascino e di storia. Si tratta della più grande opera di ingegneria militare d'Europa e oggi siamo qui con Alan che ci guiderà alla scoperta di questo luogo meraviglioso. Alan, dove ci troviamo? Allora Beatrice, ci troviamo lungo il viale degli alloggi. Alloggi che all'epoca, in tempo di pace, ospitava all'incirca 500 soldati, 500 unità, e appunto, come potete vedere, da una parte c'erano gli alloggi degli ufficiali e dall'altra, oggi non ricostruiti, c'erano gli alloggi dei soldati semplici. La fortezza ospitava 500 unità perché appunto era una delle fortezze militari più importanti d'Europa, ad una superficie di oltre 25.000 metri quadrati, per questa la più grande d'Italia e la seconda per dimensioni, appunto più grande d'Europa, e in più, oltre ad avere questo primato, ha come primato ad essere la fortezza che è stata l'ultima ad arrendersi dopo il 17 marzo del 1861. Alan, nel museo all'interno della fortezza cosa possiamo ammirare? Allora, il museo è composto da 5 stanze, possiamo ammirare i cannoni dell'epoca, soprattutto la Marina Militare Borbonica e i cannoni della Campania. Poi possiamo anche ammirare questo stupendo plastico che ci mostra un po' in scala le dimensioni di questa fortezza, di questa imponente fortezza. E proseguendo, le diverse armi che sono state donate da collezionisti dell'epoca e le mappe antiche. Tra le tante attività da voi organizzate, oltre ai laboratori per gli studenti, anche la cosiddetta fuga dalla fortezza? Sì, è stato uno dei primi eventi che organizziamo in notturna, diciamo una specie, ci rifacciamo all'escape room, dove ci sono tutti i personaggi dell'epoca che pongono dei quesiti a tutti i partecipanti e i primi che riescono a risolvere questi enigmi e a trovare la chiave e uscire dalla fortezza vince anche un premio. Questa è una delle tante iniziative che abbiamo portato avanti quest'estate, ce ne sono state anche altre e speriamo appena si potrà riaprire di tornare a fare eventi e far rivivere la fortezza. Una piccola curiosità, diversi anni fa la fortezza è stata luogo di ricerca da parte dell'EPAS,
che sarebbe l'European Paranormal Activity Society. Esatto, Beatrice, sì. Sono venuti diverse notti a fare dei rilievi all'interno della fortezza e del paese e hanno detto di aver sentito qualcosa, aver sentito delle presenze paranormali. Poi, cioè, sempre sai, c'è chi ci crede e chi no. Però resta il fatto che anche questa è una delle tante suggestioni della fortezza. Da 6 anni in fortezza, tu hai notato qualcosa personalmente? Diciamo ni. Ni? No. In che senso? In che senso? Una volta uscito tutti i visitatori, rimanere chiusi, rimanere soli prima della chiusura, mette sempre un po' di suggestione, sentire qualche scricchiolio, qualche voce anche all'interno del museo. Voci. Non proprio voci, ma Presenze qualche strane. presenza strana, dai, diciamola così. Paranormale a parte, da guida, perché visitare la fortezza di Civitella? Guarda, sono milioni di motivi validi per visitare la fortezza. Innanzitutto dal panorama che abbiamo dai nostri 650 metri sopra il livello del mare e tutta la vallata. E in più per quello che ha rappresentato storicamente la fortezza, soprattutto nell'unità d'Italia. E in più il paese, il borgo è unico, uno dei borghi più belli d'Italia, il cibo, le vie. Civitella con la sua fortezza è veramente unica al mondo. Tra le tante attrattive, qui con noi oggi c'è Giovanni Granati, falconiere e addestratore di rapaci, che organizza escursioni wild qui nella fortezza. Ciao Beatrice, organizziamo sì escursioni wild nella fortezza, diamo quindi alle persone la possibilità di scoprire questo fantastico mondo che è la falconeria, che è collegato con gli animali selvatici locali. Quindi oltre a far scoprire l'antica arte della falconeria, un'arte che vive ormai da 5.000 anni, diamo la possibilità di conoscere anche le specie selvatiche locali, proprio perché trattiamo con falchi, aquile che si trovano anche all'interno del parco. Oltre a queste diciamo, escursioni, organizzate altro, vi occupate di organizzare anche altro con altri animali, magari. Per quel che riguarda le escursioni a scopo, per così dire, turistico e anche conoscitivo della natura, facciamo sia qui a Civitella del Tronto che a Battaglia di Campli, che si trova praticamente a 5 minuti da qui, con la differenza che a Battaglia di Campli ci occupiamo, solo ed esclusivamente delle aquile, tant'è che l'evento si chiama Festival delle Aquile, mentre qui a Civitella del Tronto trattiamo diversi animali, diversi esemplari, falchi, gufi e tanti altri animali. Una cosa che faccio notare è che tutti gli animali naturalmente sono nati in cattività, proprio per rispettare le vigenti normative, CITES. Questi animali sono tenuti da te, addestrati da te. Tutti gli animali che le persone vedranno qui a Civitella sono tutti educati da me. E tra l'altro parte di questi animali fanno parte di alcuni programmi sullo studio della muscolatura che ormai sto tirando avanti insieme anche all'Università di Teramo e altri centri a livello mondiale, per capire appunto, per studiare meglio tramite gli animali in cattività, delle possibilità per riuscire a muscolare anche gli animali da reintroduzione. Quindi tutti gli animali che vengono magari feriti e quindi vengono stazionati all'interno dei centri di recupero, successivamente, prima di essere reintrodotti, possono essere allenati attraverso queste innovative tecniche che si fondono con la tradizione, quindi con l'arte della falconeria e con le moderne tecnologie.
Al di fuori delle mura fortificate che circondano il borgo, merita di essere visitato il santuario di Santa Maria dei Lumi, di origine trecentesca e di struttura francescana, al cui interno è custodita una Madonna in legno policromo e dorato. L'intitolazione del santuario ai Lumi affonda le proprie radici nel racconto di un'antica tradizione che narra di un evento prodigioso avvenuto nella seconda metà del XVII secolo, in cui appunto si sarebbero verificate più volte e viste luminose schiere di angeli che in lontananza apparivano come fiammelle danzanti. Quindi si tratta di rappresenta una delle realtà monumentali più note nel territorio teramano. Concludiamo questa meravigliosa giornata trascorsa a Civitella del Tronto con il primo cittadino Cristina Di Pietro. Sappiamo che in questo periodo il turismo è un po' bloccato vista la situazione, però Civitella resta sempre e comunque un posto che merita di essere visitato. Sì, assolutamente. Anzitutto grazie di essere venuti e grazie dell'interessamento a Civitella. Come diceva, Civitella rimane uno dei punti più belli da visitare per l'Abruzzo, io direi per il centro Italia. Viviamo certamente un momento difficile perché l'epidemia ha bloccato tutte le attività turistiche, quindi a cominciare dalla nostra fortezza, ma tutte le attività commerciali legate al mondo del turismo. Però oggi è anche un giorno di speranza, abbiamo iniziato i vaccini per gli ultraottantenni, ecco, ci prepariamo ad una rinascita e Civitella siamo certi che nel momento in cui si potrà riaprire al turismo sarà pronta ad accogliere i tanti turisti che vorranno venirci a trovare, offrendo un panorama incantevole, quello che avete potuto visitare e vedere oggi voi, e anche tanta accoglienza, tanta voglia insomma di ricominciare. La ringrazio, grazie a tutti e ci vediamo domenica prossima, ore 14, non mancate!